Oggi voglio parlarvi dell'anima. Che parola difficile, l'anima. Anima deriva da animos, soffio, vento. C'è qualcosa in noi di sottile come il vento. Se vogliamo essere nell'anima, dobbiamo ragionare in modo sottile come il vento, come il soffio. C'è qualcosa di così sottile dentro di noi? Qualcosa di impalpabile che non si può toccare con le mani? Sì, le immagini. Il perno del mio modo di fare psicoterapia è, l'ho scritto anche nell'ultimo libro, è soffermarsi sull'immagine che avevamo, per esempio, in certe fasi della nostra vita, da adolescenti. Si chiudono gli occhi e improvvisamente si affaccia un'immagine. Si dice, ma un'immagine della mia infanzia, un'immagine dell'adolescenza, insomma, un'immagine che viene spontaneamente, spontaneamente è molto importante. Custodire la propria immagine. Forse viviamo per custodire la nostra immagine. Perché dovrei ricordare, mi dice Roberto, il mio volto di fanciulla? Che vantaggi ne avrò? Com'era il suo volto, Roberta, da fanciulla? Ah, era un volto di una ragazza che litigava con tutti, permalosa, litigiosa. Adesso invece Roberta è una donna che ha il volto che non tradisce espressioni, rigido, parla di cose belle e di cose brutte con lo stesso tono, con la stessa indifferenza. Sapete che disturbo ha? Oltre alla depressione, l'insonnia, si sono bloccate le mani, anche le ginocchia. Adesso che ha 50 anni è arrivata l'artrite reumatoide, le mani non si muovono più, sono bloccate. Ho scoperto, mi dice che mio marito mi tradisce da anni con un'altra donna, ma io non ho detto niente, ho fatto finta di niente. E così tutti i pugni, i calci che avrebbe voluto darmi si sono trasformati in artrite reumatoide. Le mani si sono bloccate. Oltre alle terapie che fa, io le ho consigliato di rivedere durante la giornata il proprio viso di fanciulla. A cosa serve? Serve ad affinare lo sguardo interiore. Vedere la propria immagine e anche essere visti. Io guardo l'immagine, l'immagine guarda me. La fanciulla mi guarda e io la guardo. Adesso che bevo il caffè, adesso che cammino per strada, adesso che vado a comprarmi una borsa. Quell'immagine con quel volto, che era così libero, così spontaneo e così litigioso. È un rito profondo questo. È come dire, nel senza tempo, nel regno delle cose che non vedo, nell'essere sconosciuto che c'è, c'era questa figura. Era esattamente il contrario della donna che Roberta conosceva. Era libera, danzava, se aveva qualcosa da dire la diceva in faccia. Aveva pochi amici ma buoni. Adesso è una donna super controllata, non tradisce le emozioni. Il viso è diventato una stereotipia. C'era un'immagine all'inizio dei tempi. C'era un'immagine quando era una cellula fecondata. C'è un'immagine nel seme della rosa. Forse c'è un procedimento nascosto in ogni cosa vivente, che fa sì che ognuno di noi diventi quella cosa lì. Non sappiamo come lavora l'immagine. Per sapere chi siamo dobbiamo aspettare molto tempo. Per sapere chi siamo dobbiamo vivere a lungo, vivere. Perché soltanto vivendo possiamo guardare via via le cose che ci vengono facili. Possiamo vedere che tutte le cose che abbiamo escluso da noi possono fare parte di noi. Dottore, non ero io quella volta che gli ho rovesciato tutti i piatti sulla camicia, non ero io. Ah, dottore, non sono certamente io quella persona invidiosa. Dottore, non sono certamente io, sa, quella che vuole essere bella a tutti i costi. Insomma, noi impariamo dalla vita tutti i giorni a entrare in una nomenclatura, a essere normali. E anche la psicologia, purtroppo, è diventata spesso la psicologia dei test, della normalità. Noi dobbiamo essere anormali. Fuori dalla norma.
Dottore, mio figlio fa un sacco di capricci. Fa dei capricci che neanche si immagina. Ho detto, signora, perché non pensa che nei capricci di suo figlio la sua immagine innata voglia ribellarsi a delle costrizioni in cui lo stiamo mettendo? Dottore, sa, Giovanna, 8 anni, va a scuola, è completamente distratta. Le maestre la richiamano, non ci fa caso. E mentre spiegano, sapete che sa cosa fa? Si mette a muovere le gambe e a esprimere dei mormorii, e disturba tutta la classe. Su certe materie era più brava, in italiano sembra un genio. Ma come facciamo a togliere questo mormorio? Dico, vede signora, nella piccola Giovanna è nascosta un'immagine innata. Chissà se quel mormorio non sia il canto della sua anima che vuole esprimere qualcosa, una vena poetica, una voglia di scrivere, una voglia di cantare, di raccontare, di fiabizzare che non sappiamo cos'è. Forse la matematica non le piace, non la sopporta, non sopporta l'aritmetica. Secondo noi vogliamo anche nella scuola normalizzare i bambini che in realtà hanno delle loro frenesie che rappresentano il percorso che vuol fare la loro immagine innata. Si scappi o no, l'immagine della rosa fa la rosa. Pensate cosa sarebbe di un'edera che smette di arrampicarsi. Morirebbe, la sua funzione sarebbe morta. Ecco perché devo rimmaginare il mio volto da fanciullo. Quando andrete un po' più avanti negli anni, vi accorgerete che quel volto di fanciullo o quel volto di fanciulla vi sono stranieri. Dottore, non potevo essere io quello che un giorno, mentre tutti dormivano, uscito di casa col pigiama e mi sono messo a camminare per ore e ore nella città. Che dolore hanno provato i miei, mi cercavano, non mi trovavano. Chissà che in quel percorso notturno non ci fosse la fuga da modi di essere convenzionali, come se l'anima bussasse e dicesse, come solo l'anima sa parlare in modo sottile, l'anima parla con le immagini, parla con i sogni, guarda che devi allontanarti, guarda che devi fare come certi eroi, devi vagabondare. Sì, ma mi posso perdere. Vabbè, perditi, ma devi vagabondare. Forse l'anima voleva dire a questa persona che doveva iniziare e prepararsi a fare grandi viaggi. Beh, questo uomo oggi è uno dei più grandi manager della comunicazione, viaggia da una parte all'altra del mondo. E a tutti quelli che gli dicono non ti stanchi, lui risponde, è il mio lavoro, e poi aggiunge: sapeste che gioia c'è nel preparare i bagagli quando mi metto sull'aereo? Beh, quel bambino che vagabondava la notte, che scappava di casa in pigiama, stava già preparando l'uomo che sarebbe venuto. Magari nella vita ci perdiamo, magari abbiamo sposato la persona sbagliata, magari stiamo facendo un lavoro che non ci compete, ma l'anima è in viaggio, è sempre in viaggio. Noi siamo sempre in viaggio. Non sognate una vita tranquilla. Siamo in viaggio verso dove? Verso la nostra terra promessa, verso la nostra Itaca. Non possiamo mai fermarci. Dobbiamo andare come quel mio paziente per dove siamo destinati. Magari per vie traverse. L'immagine innata ci chiama. A volte è completamente coperta. Ecco perché consiglio spesso di cercare il volto del fanciullo che eravamo, per ricordarci la trama. Magari nel frattempo quell'immagine antica è stata coperta, nascosta dalle vicissitudini di tutti i giorni. Magari non sappiamo neanche più che c'è. E scoprirete com'è diversa l'immagine del fanciullo che eravamo dall'immagine che adesso stiamo svolgendo.
se c'era quel brutto carattere, se c'era quel desiderio di scendere la notte per mettersi come un viandante in viaggio, lo devi ritrovare nella vita. Il nostro manager l'ha ritrovato facendo l'esperto della comunicazione, viaggiando per tutto il mondo. La bella domanda è, io sono affine a quell'immagine di fanciullo che ero? Una mia paziente mi diceva, ho fatto 4 anni di università del tutto inutile. Volevo diventare una specialista in informatica. Ero triste, ero depressa. Non ero a casa mia. Mi sforzavo, avevo anche buoni risultati all'università. Via via che però che si avvicinava il giorno della tesi, io sentivo un'angoscia venire dal profondo. Un giorno una sua amica la incontra e le dice, ti ricordi Elsa, da bambini come impazzivamo quando facevamo le torte che sporcavamo dappertutto, rovinavamo tutto e non vedevamo l'ora che la mamma uscisse per poter metterci a fare quelle torte dove cercavamo di ripulire la cucina ma in realtà lasciavamo sporca e la mamma ci scopriva, ti ricordi? A essa è venuto in mente quel viso da bambina con le lentiggini e con le treccine. Continuava a fare informatica. Eppure, quel viso con le treccine le veniva in mente durante la giornata. Era una molecola, un mattone dell'anima. Voi sapete che sono contrario ai ricordi, ma non ai ricordi che sorgono spontaneamente. Quel viso si affacciava dentro di lei. Quella bambina con le treccine voleva trovare posto nella sua vita. E nell'informatica non lo trovava. Forse però qualcosa l'aveva portata a fare l'informatica perché voleva essere più razionale, più precisa, più ragionatrice. Forse voleva saper usare i computer in modo più disciplinato, più perfetto, chi lo sa. Ma la bambina con le treccine e le lentiggini doveva trovare posto nella vita, se no sarebbe stata una vita sofferta. Quella bambina che lavorava con le torte, che lavorava con le mani e più tardi si metteva a lavorare con la creta, quella bambina che creava con le mani, beh, quella bambina non poteva morire. E bastate immaginarla, ricordarla, ritrovarla, ritrovare un'amica che ne ha parlato. Perché questa persona, insieme alla sua amica, si metterà ad aprire dei negozi, una catena di negozi di dolci. Tutto nato dal fare con le mani di quando era bambina. E l'informatica le era servita per razionalizzare la cosa, farla, e trasmetterla su più negozi. L'immagine della piccolina sapeva cose che lei si era dimenticata. Quindi guardare la propria immagine è sviluppare l'occhio. Gli occhi non sono fatti per vedere gli oggetti. Quella è la funzione oggettiva dell'occhio. L'occhio è fatto per trasmutare l'interno, per ritrovare la trama, le radici, l'immagine antica che siamo. Quel percorso nascosto che deve restare nascosto, che pure conduce la nostra vita. Quando Hillman dice che dobbiamo durare negli anni per scoprire le nostre tendenze,
Ecco, io penso che sia veramente così. Ecco perché è importante rivisitare le nostre immagini. Non per crogiolarsi, non per dire che bei ricordi, ma per riattivare un modo di essere che non è andato perduto, ma che a volte abbiamo seppellito nel profondo. Niente di ciò che siamo per davvero si perde. Il pericolo è che sovrastandolo con la palude dei luoghi comuni, dei pensieri comuni, degli obiettivi comuni, lo perdiamo di vista. Buona giornata.